Buonasera a tutti e benvenuti al recap ciclico su DAX e FTSE MIB, che mi auguro sia più contenuto in termini di minuti rispetto a quello di ieri sera. Cosa è successo oggi? Mentre gli Stati Uniti salivano, mentre avevamo una partenza a rialzo, dato forse dalle notizie anche relative alla Fed di ieri sera, che avrebbe dovuto spingerci verso l'alto, noi andavamo sempre più giù, ovvero apertura almeno su DAX già a ribasso, violazione di questo swing, violazione però purtroppo avvenuta già in oltre la 26ª candela e quindi un po' più difficile da prendere, anche perché sapete che in apertura mediamente cerchiamo di non muoverci per evitare finte contro finte. Qui nessuna finta invece quest'oggi. 1, 2, 3 rosse fortissimo. Finta in questo caso, però successiva, dopo le 10 a rialzo, poi di nuovo violazione, però sempre avvenuta oltre le 26 candele, per cui diventa più difficile andare a dire continuiamo a starci dietro o questo mi rimbalza conto, perché siamo oltre il minimo delle 22 e già sopra un certo tempo ciclico. Per cui abbiamo sfruttato soltanto successivamente gli short, ne abbiamo fatti due, sono andati entrambi bene. Il primo, anzi il secondo, è venuto leggermente conto qua, ma poi caspita è andato nettamente giù. Quando poi abbiamo visto già un po' troppe candele a rialzo, effettivamente abbiamo deciso di chiudere per un semplice motivo, che qui non riusciamo bene a vedere. Qui ci sono 56 candele, quindi no. Qui, difficilino che sia partito il decimo T-3 rispetto a qui, soprattutto. Come candele però ci sta. 1, 2, 3, 4, 5 e la sesta che va, anzi forse la settima in violazione. Potremmo anche metterlo qui, ok, per ora. Quindi dagli le 11 o le 13. Però se dovessi guardare la ciclica canonica, questa sarebbe stata la partenza del decimo T-3 eventuale, anche perché non lo sapevamo, fino alla violazione con questa bella candela rossa e con questa discesa sotto questo minimo, secondo appunto short preso. Però da questo minimo abbiamo perlomeno 22 barre, che sappiamo che è la durata minima su DAX 5 ore e mezza. Poi abbiamo tante barre verdi e i future fino a poco tempo fa erano già ben a rialzo. Da qui invece avremo un raccordo. Spiace, ma nella realtà dei fatti è molto più probabile che il decimo T-3 sia partito qui alle 11 e che si sia chiuso qui. E che quindi da qui possa partire di nuovo, esattamente come negli scorsi giorni, ancora o l'undicesimo T-3 che rapidamente si girerà a ribasso, oppure con più probabilità, lo sottolineo, con più probabilità, dalle 16:30 può essere partito finalmente un nuovo T settimanale, oppure qualche cosa di più. E quindi avremo giorni di rialzo probabilmente, i prossimi. Almeno un paio, ma in realtà forse qualche cosa di più, ma lo vedremo poi dopo, ok? Qui non abbiamo riprovato short o alto, abbiamo chiuso l'operazione e non siamo andati in overnight, perché appunto il grosso rischio è che se questo non è l'undicesimo T-3 ci spara su e ci spara su per vari giorni. Quindi meglio portarsi a casa lo short, meglio portarsi a casa due gain e essere felici come delle Pasque che altro, ok? Peraltro, se andiamo a vederci il DAX a 20 minuti, abbiamo strasfondato questo livello e però siamo un po' distanti dall'alto. Anche se un livello di Gannon, un bello square ce l'avevo anche lì. La considerazione però che mi ha fatto evitare di andare ancora short in overnight e mi ha fatto chiudere la posizione è stata quella
relativa al Fu Zimin che di nuovo è ritornato di più chiara lettura, ovvero in questo caso non ottieni meno 3 partito qui, chiuso probabilmente qui a 37 barre, non so, non ho questa grandissima voglia di andare longo. Se eventualmente, oltretutto, fosse ancora aperto e fosse a 41, potrebbe andare a 44, quindi senza nessuna violazione di swing particolare, senza tempo, io di rimanere short non ho voglia in overnight. E sappiamo anche che cosa può succedere. Che cosa sarebbe successo se l'avessimo fatto ieri, soprattutto? Dopo un rialzo, boom! Ci saremmo presi in faccia un ribasso. E se non si era veloce a uscire da qui, cavoli veramente acidi, perché di nuovo, guardate, qui massimo a 19.973, qui massimo a 19.975, quindi violazione del massimo, esattamente come nella giornata prima su DAX. Dici ok, vai, adesso andiamo, target la media mobile a 200 periodi almeno, parte finalmente da qui un nuovo T, perché sai già anche l'ottavo T-3 non era poi proprio tanto, eh? No. Inversione in marcia, se non ci sono i volumi non si va da nessuna parte, anche gli aiuti che arrivano dalla Fed, le iniezioni della liquidità non contano niente, nonostante i future fossero positivi ieri sera, e si sprofonda all'ingiù. Poi potete scegliere la motivazione, qualsiasi motivazione per andare a giustificare questi movimenti, però casualmente qualcuno che vi parla di ciclica da un po' di tempo vi diceva che questo massimo, candela anticipata alla mattina alle 9 e confermata alle 17.30 dal mercato, ci poteva essere una spinta, una piccola spinta a ribasso per fare anche soltanto un quarto di inverso, un settimana all'inverso, qualche cosa di molto più forte se si trattava di un T più 2 inverso, per cui già il 21 luglio c'era qualcuno che vi raccontava che era possibile che ci sarebbe stata una bella bella inversione. E anche se è arrivata la Fed con i tassi lasciati bassissimi, storicamente iperbassi, non c'è stato niente da fare, anche se gli Stati Uniti sono saliti, qui si è scesi per la chiusura del nostro primo T più 2, che è arrivato peraltro a 34 barre e potrebbe arrivare tranquillamente fino a 44. E anche in questo caso, anche se non disponete dell'algoritmo i cui livelli sono stati stracciati, però oggi ho dovuto aggiungerne anche di altri, prendetevi un Fibonacci, fate così e vedete a che punto siamo arrivati. Siamo andati sotto il 61%. Il 61,8 di retracciamento, che è tanto, per cui è vero che si potrebbe andare anche al 78,6, ma è vero anche che qui continua a esserci una divergenza rialzista che devo spostare, per carità, ma continua a esserci, e che il tempo sta iniziando davvero a stringere sul secondo T settimanale, che poi va al massimo a 11 giorni e va bene. Può anche esagerare, e chi ha reso già peraltro questo secondo T più 1 ribassista. Questo possiamo colorarlo di rosso. Questa, tra l'altro, è un'impostazione grafica che mi è stata copiata beceramente da qualcuno su TradingView e che non utilizza nessuno della vecchia ciclica, ma che utilizzo soltanto io con la ciclica voluta. Per cui meditate dagli imitatori, ok? Soltanto io utilizzo questo genere di layout grafico, gli altri mettono delle barre qua sopra, anzi delle linee qua sopra, scompongono in giorni ed è tutto totalmente differente. Quindi è una soddisfazione vedere che chi ha sempre denigrato il mio lavoro poi lo copia male, ma lo copia. Ok? Nonostante questo, come dicevamo, volete tirare il dado? Benissimo, rimanete in overnight. Tranquillamente ci sta un rialzo, potrebbe starci anche un ribasso. Io non sono rimasto short, per cui eventualmente avrei valutato un long ed effettivamente i future poi mi avrebbero dato qualche punto in più. A voi le chance. Domani,
Vedremo se ci saranno violazioni di swing interessanti. A quel punto saprò già dirvi che cosa sta partendo di nuovo di indice, perché se effettivamente qui sta chiudendo il primo T più 2, poi deve partire anche un altro T più 2. Quindi ci saranno due forze contrapposte. Un possibile T più 2 inverso, che ormai comunque è già stato definito come partenza, perché caspiterina, con 8 barre così in salita d'inverso e discesa di indice, con un settimanale abbiamo perlomeno un T più 2 inverso, minimo, 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 ok? Fino a che non andremo a superare questo massimo, conteremo i giorni e se arriveremo anche a un T più 1 inverso di giorni, ovvero 12 giorni, ovvero tra 4 giorni di borsa aperta, se saremo ancora sotto questo massimo, avremo che è partito anche qualcosa di più, può essere partito qualcosa di più. Capite quanto è importante il tempo ciclico? Qui, peraltro, avrei deciso comunque di fermare lo short a un certo punto perché siamo andati anche, è vero che l'abbiamo bucata, abbiamo chiuso sotto la media mobile, però ce la siamo fumata e siamo in eccesso. Che vuol dire tutto e vuol dire niente. Per cui, domani mattina, anche su FTSE MIB, swing, primo swing importante da verificare se verrà bucato, importante, relativamente. Quello a 12.240, secondo questo a 19.351, in realtà quello che mi interessa di più è quello a 19.463. Per quanto riguarda invece il DAX, semplicissimo, il primo è a 12.422, il secondo che mi interessa anche qui molto di più è molto più in alto ed è a 12.526. Questi ci diranno se ci sarà una inversione, perché qui su questo minimo a 12.253 si è chiuso finalmente il mensile indice e ne vuole partire da qui un altro. Attenzione, perché come al solito, tra un T più 2 e un T più 2, tra un mensile e l'altro ci possono essere dei raccordi di grado T-1, quindi 3 giorni di finta a rialzo con poi ribasso. Non dite che non siete stati avvisati. Buona serata a tutti.